La chiusura per 7 giorni e la multa dell'agosto scorso, sommate alle restrizioni per le norme anticontagio, non erano bastate a fermare le danze in un locale di Merone. Ogni venerdì, secondo quanto accertato dalla polizia, una delle sale veniva adibita a discoteca con i clienti liberi di ballare e il DJ alla console. È scattato dunque un nuovo provvedimento con la sospensione della licenza per 30 giorni e una sanzione di 1.500 euro. Già nell'agosto scorso la polizia era intervenuta alla Limonaia di Merone accertando un'attività di discoteca non autorizzata. Il locale era stato chiuso per 7 giorni con provvedimento del sindaco ed era scattata una prima multa di 1.500 euro per esercizio abusivo dell'attività di sala da ballo. Il legale rappresentante era stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Da alcune settimane la questura di Como e il comune di Merone ricevevano segnalazioni sullo stesso locale, che avrebbe continuato ogni venerdì a proporre serate con musica e balli, un'attività che peraltro fino a ieri era vietata dalle restrizioni anti-Covid. I controlli del personale della divisione della Polizia Amministrativa e Sociale hanno accertato che, nonostante la mancanza delle autorizzazioni e le limitazioni per le norme anticontagio, dalle 23 ogni venerdì il locale diventava una discoteca con il DJ e i clienti che ballavano senza distanziamento e in violazione alle norme previste per i locali da ballo. Il sindaco di Merone, sulla base degli accertamenti della Polizia di Stato, ha sanzionato i titolari con un'ulteriore multa da 1.500 euro e con la sospensione per 30 giorni della licenza. Il responsabile è stato nuovamente segnalato alla procura.